Ciao ragazzi, adesso andrò a realizzare per voi una tazza che mi ha permesso di vincere il titolo mondiale di quest'anno. La mia tazza rappresenta il volto di un cavallo ed è realizzata con una tecnica avanzata e una tecnica di montatura particolare, dove non ci sarà molta aria all'interno, ma sarà solo ed esclusivamente emulsione del latte e dove la temperatura del latte non supererà i 55 gradi. Adesso andremo a vedere. Come potete notare, la routine del barista per un ottimo espresso è sempre la stessa. Andremo a utilizzare, essendo una latte art avanzata, una tazza più grande, in questo caso è di 300 ml. Queste sono tazze da competizione. Come potete notare dal video precedente, l'aria inserita è minore rispetto a un cappuccino normale. Ecco qui ragazzi, andiamo a inserire quasi tutto il quantitativo di latte in un'altra lattiera. Questo serve per elasticizzare ancora di più il nostro latte, perché se no non riusciremo a fare delle figure avanzate. La tecnica per andare in tazza è la stessa della latte art basic, quindi creare sempre un letto di latte omogeneo sotto la crema del caffè. Quando Manuela decide di scrivere, vedete un po', si abbassa. Questo disegno ha stupito molto i giudici perché Manuela con una linea continua che adesso farà è riuscita a creare, guardate, orecchie, muso, naso, bocca. Guardate, l'occhio e un sole all'orizzonte. Stupendo. Questa è la figura che ha portato sul tetto del mondo l'Italia per quanto riguarda la latte art. Grazie a Manuela Fensore.